Siamo in Passo Ponte Carrega, questo è un bel palazzo perché è defilato dalla strada, un bel contesto con un po' di aria verde, parcheggio di proprietà, quindi esclusivo della casa, ma proprio di proprietà, quindi che ora poi vediamo. Quindi qui entriamo in questo appartamento al secondo piano, in questo bel contesto. Oltre all'appartamento ha anche una bella cantina, quindi ingresso aperto su questo salottino, soggiorno. Casa molto luminosa, però poi vediamo anche l'affaccio. La casa è in ordine, il bagno è stato rifatto proprio nuovo, serramenti alluminio ma molto validi. Quindi qui abbiamo questa balconata stupenda, vivibile, ci sta tranquillamente come vedete un tavolo, si può mangiare, davanti a questo polmoncino verde. Il ponte rimane lontano, quindi non si sente assolutamente, e anche la strada, non si sente assolutamente il traffico della strada principale, perché rimane un po' rientrato, comodissimo ma silenzioso. Quindi rientriamo in soggiorno, porta blindata, riscaldamento appunto centralizzato con le termovalvole. Qui abbiamo il corridoio, guardate che sole che entra. Qui abbiamo una bella cucina abitabile. Cucina abitabile, col suo lavandino, cucina tutta in legno, vabbè, col suo lavandino in marmo. La casa viene venduta vuota, poi eventualmente se interessa qualcosa se ne può parlare. Quindi la sua cucina, con sempre l'affaccio sulla balconata. Ritorniamo nell'ingresso. Qui poi abbiamo una bella dispensa, molto capiente. E qui accediamo alla zona notte con una prima camera. Vediamo anche l'affaccio. Qui dà verso i parcheggi. Quindi, ripeto, la casa è dotata di un parcheggio di proprietà. Finestre in alluminio, doppio vetro, quindi questa è una delle due camere. Le camere sono entrambe molto grandi. Vediamo l'altra camera. Stesso affaccio, come vedete, dimensioni veramente generose di questa camera. E il bagno che è stato rifatto veramente 3 anni fa, col suo calorifero, i suoi sanitari e un box doccia veramente stupendo, ampio, con anche addirittura la sua seduta. Quindi da rifare sicuramente, possono non piacere questi pavimenti, ma uno posa sopra un parquet, poi per il resto la casa è veramente sana, è in ordine, le porte sono stupende, quindi da rifare c'è veramente poco, ecco. Sicuramente magari il pavimento, però per il resto è divisa molto bene sia la zona notte che la zona giorno e ha degli ottimi optional che completano la proprietà. Quindi rivediamo appunto la cucina, l'ingressino e il soggiorno. Quindi l'immobile è terminato.